42 Io lo sapevo che quel pezzo di merda del prete chiacchierava. Ma chi è questa? È quella che mi ha detto organizza la festa. Sta nella Roma che conta. Cosa che cazzo me ne frega a me da Roma che conta? E comunque vuole che rintraccio la nera. Quella ci ha visto, potrebbe essere un problema. No, non è un problema, la so quella ci penso io. Al prete però tocca fargli capire che non scherziamo. Fa una cosa, spedi, metti il video su internet. No, tutto un pezzetto, senza far vedere la faccia. Una cosa per mettergli paura. E quando si è deciso che comandi te? Ma non ne credi un po' comandà, spedi? No, 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 a me non me ne frega un cazzo di comandà. Ma non me va manco di pia ordini. Quindi stavolta famo senza capi. Cioè, sappiamo chi si incrociamo a battere conto, però va bene, qualcuno lo farà. Tranquilli. Lega nerd. Lega nerd. Allora, parto subito con Netflix. Suburra è la prima serie originale Netflix italiana. Com'è stata questa esperienza e soprattutto se avete notato delle differenze con quelle che invece sono le produzioni italiane per quanto riguarda la serialità? Ma personalmente quello che ho sentito da parte di tutti è di fare qualcosa di veramente importante. Cioè era la voglia da parte di tutti di fare veramente qualcosa di importante. E per me la lavorazione di questa serialità si accomuna molto di più alla produzione di un cinematografica, quindi la cura, anche i tempi nel fare delle scene erano molto più cinematografici piuttosto che di una fiction, una serialità classica italiana. Secondo me c'è stata molta più attenzione perché appunto c'è Netflix, è un grande orgoglio per noi farne parte. Però alla fine tutto il cast, tutta la parte tecnica sono grandi professionisti italiani, quindi è quello che si trova poi nei set italiani. Alla fine non c'è molta differenza, c'è solo una diversità di pensiero, il pensare che andrà in 190 paesi e non solo in Italia. Esatto, solo quello è il limite. Sì, diciamo che sono stati, per pensare alla produzione, 10 puntate in 7 mesi, comunque è stato un lavoro veramente molto intenso, con un ritmo anche parecchio intenso, per cui... Sì. Con quella prospettiva là, cioè una prospettiva di esportare un prodotto che non sarà semplicemente italiano, naturalmente è una cosa abbastanza poi naturale, che anche qualitativamente c'è un'aspettativa diversa e quindi un tipo di lavoro che deve essere... Ma anche il dover spiegare alcune cose con maggior cura, perché magari in altri paesi non è troppo comprensibile una cosa, per noi italiani magari è un po' più veloce perché è di tutti i giorni, però c'è una curatezza migliore. Sì. I tempi un po' sono un po' più dilatati, ma per spiegarla meglio, per essere fruibile in 190 paesi. Ogni episodio si conclude con la stessa canzone, e all'interno di quella canzone, soprattutto che si può sentire meglio nell'ultimo episodio, c'è una frase che mi ha colpito molto ed è: sente dissoluta, Roma ama e non perdona, Roma ti divora come un barracuda. Secondo voi, secondo anche la vostra percezione di Roma al di fuori della serie, quanto vi sentite rappresentati e quanto rappresenta Roma veramente questa frase? Secondo me rappresenta una parte di Roma. Secondo me Giancarlo De Cataldo l'ha descritta in maniera molto giusta, che è una Roma della fiction. Non è la Roma reale che comunque sia si vive tutti i giorni. Cioè è una parte, perché poi abbiamo scoperto che è una parte di Roma, purtroppo. Però non è un descriverla così, perché Roma non è solo questo, è una Roma della fiction. Poi se si vuole fare un documentario, ma quella è un'altra storia, non riguarda un modo di raccontare. E anche il discorso stesso della... Sì, questo è interessante, mi aggancio a questa cosa qua della fiction, il concetto di fiction. Prendiamo Roma, perché in questo caso parliamo di Roma, cioè il contesto è stato Roma. È importante ricordarsi che forse noi a Roma siamo meno bravi a nascondere le cose, ma quello che è il concetto poi è esportabile in tante altre città. Quindi in realtà la particolarità di Roma noi la raccontiamo con Suburra, si vengono a raccontare secondo la prospettiva di alcuni personaggi. E secondo la scenografia. E secondo la scenografia che accompagna e che fa da cornice a tutto ciò. Ma ecco, secondo me questa frase qua non è riguarda qualunque una parte. Esatto, racconta una parte di tutto l'insieme, di tutto quello che è Roma. Una sfumatura di Roma. Sì, assolutamente sì. Giacomo, tu il personaggio di Spadino lo avevi già interpretato all'interno di Suburra, il film. Generalmente si fa un lavoro di costruzione in avanti. Tu invece hai fatto un lavoro di decostruzione del personaggio perché sei tornato indietro. Soprattutto poi come ti sei relazionato? Soprattutto poi con il rapporto molto particolare che andiamo
andiamo a scoprire tra Otto e Spadino, che secondo me diventa molto più incisivo se poi guardi il film e quel risvolto poi del film tra... Sì, sì. Allora, il discorso su Spadino è che nel film, per forza di cose, doveva morire, quindi era raccontato poco. Nella serie, diciamo che per me è stato un altro personaggio, affrontare un altro personaggio, riprendendo alcune sfumature del film, ma è tutto un altro lavoro che ho fatto. Più che altro il lavoro, secondo me, di riportarlo indietro è stato quello, molto più quello di Alessandro. A me la serialità mi ha dato la possibilità di sfumarlo di più, cioè è raccontato molto di più e quindi c'è la possibilità di raccontare molto di più. Quindi se, per me, per quanto mi riguarda, è quello il reale lavoro che ho fatto, raccontare ancora di più un personaggio. Perché si capisce qualcosa dal film, però non ti puoi immaginare tutto quello che c'è. Assolutamente, anzi. Per me c'è stato un bellissimo lavoro in sceneggiatura, l'idea di fare questo prequel e di raccontare questi personaggi e far vedere da dove arrivano, piuttosto che il proseguire quella storia. E poi quest'idea di accomunare me il numero 8, che poi si vedrà nel film... come va a finire, no? Anche l'incontro con Lele è molto particolare. Si raccontano tre ragazzi che vivono un momento di inquietudine e che cercano il loro posto nel mondo. Che poi siete le spalle di Suburra, praticamente voi. Spalle di Suburra? Spalle di Suburra. La serie si regge soprattutto. Ah, sì, ok, sì, non c'è. Le spalle di Suburra. Sì, siamo quelli che, diciamo, metteranno i bastoni tra le ruote ai grandi poteri della città. Sì, esatto. Volontariamente o involontariamente, poi sì, in qualche modo. Molto involontariamente anche. Ma io ti sto a far crescere per farti diventare un capo. Pischello era e Pischello si è rimasto. Ma le chiede il permesso pure per Narcisso. Marchelli Gabriele? Sì, che ti serve? Via fuori. Lo sai chi so io, sì? Secondo voi c'è 24 ore di tempo per portarmeli i sordi, hai capito? Ma non mi va manco di pia ordine. Senti, mi serve una mano, sto nella merda. Chiudiamo che le famiglie se ripiamo la vita nostra. Dai. Dai. Suburra. Se posto non cambia da 2000 anni. Stiamo a svoltare. Va bene. Che state?